Fronteggiare la crisi unendo risorse e idee. Le casse tecniche si presentano alla Giornata Nazionale della Previdenza, il tradizionale appuntamento ospitato a Piazza Affari di Milano, illustrando le nuove sinergie per il sostegno al lavoro e per l'accesso al credito degli iscritti. Tra le iniziative illustrate nel corso del convegno Le casse tecniche fanno rete, sinergie per un welfare integrato, l'istituzione di un fondo per anticipare i pagamenti della pubblica amministrazione. È una disponibilità di 3 milioni di euro che è stata predisposta, una provvista predisposta dalla Cassa per favorire i professionisti per poter attivare convenzioni che riguardino attività professionali che in questo momento i comuni devono fare ma sui quali hanno difficoltà a trovare gli adeguati finanziamenti. Ma per dare nuove opportunità ai liberi professionisti, un ruolo fondamentale lo svolgono gli investimenti. Insieme ai nostri colleghi della Cassa Geometri abbiamo fatto un investimento non tanto di redditività, ma un investimento sulla professione. Siamo soci promotori della Fondazione Patrimonio Comune, non è altro che il braccio operativo dell'ANCI, l'associazione che raggruppa i comuni italiani. E quindi anche qui ci aspetteremo che ci sia naturalmente un po' di attività lavorativa. Un sostegno al lavoro necessario perché anche i redditi dei liberi professionisti sono in caduta libera. Solo circa il 35% ha dei redditi veri da professionisti, nel senso che ha redditi superiori ai 26.000 euro.